Questo video lo sto girando subito dopo quello appena uscito e fa ancora freddo. Assalamualaikum ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con una nuova storia di un personaggio. Per una parte del video, perché questa storia sarà molto più breve delle altre, perché non c'è molto di più da dire rispetto a quanto detto già nei libri. Soltanto che questo video sarà diviso in due parti, perché nella seconda parte vi voglio parlare di alcune cose relative al canale. Quindi se tu che stai guardando sei una persona affezionata al canale, ti chiedo di guardare la seconda parte del video. Se non sei affezionata, perfetto, puoi non guardarla. Se invece sei in procinto di affezionarti, guarda la pagina. Aspetto, decidi. Bravo. Quindi oggi vi voglio parlare di un personaggio eclettico, strano, a tratti divertente, ma portatore di sciagure, ovvero Sibilla Kuman. Come al solito, partiamo dai legami di parentela. Non partiamo dai genitori perché non si sa praticamente niente dei genitori, ma sappiamo che la sua bisbisnonna fu una nota e molto famosa veggente di nome Cassandra Kuman. Hai fatto il collegamento, eh? No? Studia, bravo. Non adesso guarda il video, studi dopo. Sibilla Kuman invece è l'insegnante di divinazione alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Noi di Sibilla Kuman sappiamo che è l'insegnante di divinazione alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, nonché una che predice praticamente soltanto sventure, morti, ferite agli altri, in particolare a Harry Potter. Per quanto sappiamo di lei in giovane età, sappiamo che è stata una Corvo Nero e sappiamo che ha avuto un matrimonio in giovane età finito con una brutta rottura perché non ha voluto acquisire il cognome Hagglebottom. L'avrei fatto anch'io. Per quanto riguarda il periodo a Hogwarts e in particolare il periodo di insegnamento e ancora più in particolare il periodo di insegnamento in cui c'era Harry Potter, possiamo dire che Sibilla Kuman era una vecchia pazza con occhiali troppo spessi e nessuna qualità né dote. Però c'è da dire che in fin dei conti Sibilla Kuman è davvero una veggente. Perché in vita sua ha fatto ben due predizioni. Però possiamo dire che Sibilla Kuman è più veggente di quanto lei pensi. Infatti lei soprattutto possiamo dire che crede alle proprie bugie che racconta, ma comunque è consapevole di dire delle bugie. Ad esempio quando prevede la morte di Harry o cose così, lei è consapevole di stare dicendo un mucchio di cazzate. Sta di fatto che comunque il dono della vista interiore di Cassandra possiamo dire che è diminuito da generazione in generazione arrivando a lei, ma comunque il dono c'è. La prima predizione è quella che ascoltò Albus Silente alla testa di porco, quella famosa del quinto anno dove Harry viene a conoscenza sempre da parte di Silente del fatto che lui è il prescelto ed è l'unico che può sconfiggere Voldemort. Anzi, va, facciamo così, ve la cito testualmente così. Ecco giungere il solo col potere di sconfiggere l'oscuro signore, nato da chi lo ha 3 volte sfidato, nato sull'estinguersi del 7° mese. L'oscuro signore lo designerà come suo uguale, ma egli avrà un potere a lui sconosciuto, e l'uno dovrà morire per mano dell'altro, perché nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive. Il solo col potere di sconfiggere l'oscuro signore nascerà all'estinguersi del 7° mese. Sì, è questa. Sì. Non sono la Kuman, eh? Ok, no, giusto per capire. Cioè, ecco. Bene. Questa qua, ecco, nonché di un'altra recitata davanti a Harry Potter per quanto riguarda sempre il Signore Oscuro e il suo ritorno. Volete anche questa citata testualmente? Il Signore Oscuro è solo e senza amici, abbandonato dai suoi seguaci. Il servo è rimasto in catene per 12 anni. Questa notte, prima di mezzanotte, il servo si libererà e cercherà di unirsi al padrone. Il Signore Oscuro risorgerà con l'aiuto del servo, più grande e più orribile che mai. Ok, questa qua. Ma nonostante queste due predizioni, rimane un insegnante. Sai quell'insegnante che tipo hai te, che odi matematica, non so, qualunque sia, un po' stronza, un po' pretenziosa, che crede di sapere tutto lei. Peggio, peggio. E questa è Sibilla Kuman. Però possiamo dire che, ad esempio, nel terzo libro, quando siamo alle prime lezioni di divinazione, quindi non conosciamo ancora bene il personaggio di Sibilla Kuman, un po' ha quell'aria mistica e misteriosa di chi davvero riesce a predire qualcosa, come ad esempio predice
predice che Neville romperà una tazzina, predice che succederà qualcosa di brutto a Lavanda Brown. Ma questi sono soltanto dei stupidi giochetti mentali che sa fare Sibilla Kuman. E infatti è semplice vedere Neville, che comunque capisci subito che è un ragazzo un po' impacciato, un po' incapace, eccetera. E vedi che è nervoso, magari vedi che gli tremano le mani, è ovvio che vai a pensare che questo potrebbe romperti una tazzina, e quindi glielo predici, e infatti si avvera. Come è anche facile dire a una persona una data, dire che in quella data succederà qualcosa che temi, poi questa persona si condiziona e quella data lì ti trova qualcosa che accade, magari di brutto, e quindi lo riesce a far riferire alla predizione di Sibilla, come ad esempio Lavanda Brown, a cui è stato predetto che il 16 ottobre sarebbe accaduto la cosa che più temeva. Soltanto che a lei è accaduto che morisse il suo coniglio, ma non penso che fosse la cosa che più temesse Lavanda Brown in quel momento, soprattutto perché il coniglio era giovane e perché non è successo neanche il 16 ottobre, ma è successo il giorno prima, ma lei la notizia l'ha ricevuta il 16. Capito? Sono giochetti mentali in fin dei conti. Per quanto riguarda invece la trama di Harry Potter, rimane comunque un personaggio fondamentale per quanto riguarda le predizioni che ha fatto. Infatti Silente è stato praticamente costretto ad assumerla a Hogwarts, soprattutto per la sua protezione, perché lei non era a conoscenza di aver fatto una predizione, perché quando lei fa una predizione vera va in trance e tutte cazzate tipo Mago Thelma, no? Cose così. E quindi lui è stato costretto a portarla a Hogwarts per proteggerla dai Mangiamorte. E forse questo l'ha rafforzato anche un po' la sua convinzione di essere una veggente, cose così, stronzate varie. Questo è tutto quello che c'era da sapere su Sibilla Kuman. Se avete qualcos'altro che sapete, io non ho detto, o che volete farmi sapere, che dovrei sapere, per sapere di sapere, scrivetemelo in un commento qua sotto. Se non siete ancora iscritti e vi è piaciuto il video, e magari avete visto altri video e vi sono piaciuti pure quelli, iscrivetevi. O qua non ricordo mai. Noi ci vediamo o domani o dopodomani per un altro video. Pigna, pizzicotto, manicotto, tigre. Ed eccoci alla seconda parte del video. In questa seconda parte del video, e sto parlando con le persone più affezionate a questo canale, ci sono un po' di cose che voglio dirvi. Allora, una delle quali è che dei prossimi video vorrei, cioè, ho visto che alcuni di voi vogliono essere salutati nei video, e quindi una persona per video, a scelta mia, anzi dipende dal commento che farà sotto i video, perché se mi scrive soltanto per favore salutami, cose così, non lo saluterò, ma se mi scrivete un commento che può essere o interessante di approfondimento su Harry Potter, su quello che ho detto nel video, o particolarmente divertente, ironico, eccetera, e sotto anche lì scriverete, se scrivete che cazzo è, salutami nel prossimo video, se io lo ritengo adeguato, interessante o divertente, vi saluterò volentieri nel prossimo video. Quindi a fine video, in ogni video, saluterò una persona mettendo il commento che ha scritto e salutandola calorosamente proprio. Ciao, proprio caloroso. E questo è una cosa. Quindi non è... avete capito, dai, penso che avete capito. Se non avete capito scrivetemi un commento. Vabbè. Seconda questione. Io sono all'interno di un gruppo Telegram che si chiama Harry Potter Italia, vi lascio il link in descrizione. È un gruppo fighissimo, è sempre attivo perché ci sono dentro più o meno 250 membri o anche più, è sempre attivo praticamente in qualsiasi ora della giornata tu voglia scrivere, magari non dalle 4 del mattino fino alle 6 del mattino, ma giusto quegli orari lì, magari lì non c'è nessuno che risponde, ma per tutto il resto si parla praticamente sempre su Harry Potter, oppure c'è anche una stanza off topic, eccetera. In più vieni smistato nella tua casa e ogni mese di solito si fa qualche sfida per guadagnare punti nella Coppa delle Case. Vi lascio il link in descrizione. Terza questione, ho intenzione anch'io di aprire un canale Telegram dove voi, persone un po' più affezionate al canale, possiate rimanere un po' più in contatto, sapere i prossimi video che sto facendo, sapere quando escono, che cosa in mente di fare, rimanere in contatto, parlare, chiacchierare, fare un po' amicizia, eccetera. E anche questo vi lascio il link in descrizione. Poi magari più avanti vedrò per la pagina Facebook tutte queste cose qua, ma adesso penso che sia un po' precoce. Invece il gruppo Telegram è giusto per stare un po' più vicini noi, che siamo all'inizio, in fin dei conti sono 3 settimane che faccio video, e magari iniziamo a legare un po' di più, visto che non siamo in tanti, eccetera.
vi lascio tutto sotto. Poi che cosa voglio dire? Non penso più di fare video a cadenza giornaliera per il fatto che facendoli così ho paura un po' di stancarmi oppure di farli un po' male perché ho la fretta di metterli un po' a cadenza giornaliera. Quindi adesso mi preparo una scaletta con i giorni dove metto magari questo giorno l'album di figurine, questo giorno una storia di personaggi, questo giorno un luogo di Harry Potter, questo giorno qualcos'altro. E magari ci sentiamo su Telegram per questo, qua sotto tutto. Questo video è finito. Bella. Ciao, quindi ha pizzicato mai di 4 tigre, dai, il solito.